esiste un legame che li unisce. La musica, attraverso le emozioni che suscita, riesce a volte a farci immaginare altri mondi possibili, così come le stelle, che ci invitano ad alzare gli occhi, a guardare lontano e a farci sognare mondi lontanissimi. Le stelle sono la partitura degli universi. La musica è una stella che brilla sul buio. Novecento è stato un paese di grande emigrazione. Amara terra mia. Sì. E adesso invece? Molti si sono dimenticati che siamo stati un paese di migranti. Dopo la prima guerra mondiale a milioni se ne andarono in America, in Australia, partono i bastimenti per terre assai lontane, erano stipati come sardine nelle stive di questi transatlantici, carichi di valigie, di fagotti, con bambini piagnucolanti, arrivarono in una terra sconosciuta, dove parlavano una lingua sconosciuta, e lì si trovavano spaventati di fronte all'ignoto, erano disprezzati. Gli italiani sono piccoli, di pelle scura, sono sporchi, puzzano, i loro bambini rubano. E oggi uno dei miei bambini si chiama Nancy Pelosi, è la presidente del Senato americano. E dopo la seconda guerra mondiale, ancora sono emigrati a migliaia e migliaia per la Francia, per il Belgio, per la Germania, per l'Australia. Mi ricordo, in Belgio, a centinaia sono morti nella miniera di Marcinelle. Ma oggi noi siamo diventati un paese ricco. Da noi arrivano gli immigrati e dovremmo ricordarci come ci disprezzavano allora i maccheroni, gli spaghetti. Oggi arriva da noi questa gente che viene a cercare una vita migliore da noi. Gente che ha attraversato il deserto, molti di loro non ce l'hanno fatta, il deserto, il Sahara, è pieno di cadaveri, sono arrivati sulle coste dell'Africa, si sono imbarcati su barconi stivati come le sardine. Molti vanno a finire in fondo al Mediterraneo. Il Mediterraneo è diventato un gran cimitero e quando arrivano, quando ce la fanno arrivare qua, o si schiaffano in specie di galera, che sono i centri di prima accoglienza, cosiddetti, oppure si disprezzano. Vengano qua, vengano a fare i lavori che gli italiani non vogliono più fare. Se se ne andassero, quante cose ci si accorgerebbe, quante cose fanno. Ci sono le badanti, ci sono quelli che allevano gli animali, che lavorano nelle concerie, che fanno tutto quello che gli italiani diventati ricchi non fanno più. Ricordiamocelo, noi che ci si dichiara paese cristiano, accogliamo questa gente più sfortunata di noi, accogliamoli come fratelli, non guardiamo il colore della pelle, ai diversi usi,
sono gente come noi che viene a fare quello che facevamo noi 50, 70 anni fa, che facevano i nostri nonni. Tramonta un sole per l'amor di Dio, che se non sei stracco te, sono stracco io. Si dicerà, fai non lo fai, ma il contadino e non lo farei più mai. Ti vengo a che ci parlano di ingiustizia, di sofferenza, di povertà, di sfruttamento. Adesso siamo moderni e tecnologici. Cos'è cambiato? La leggera è un trenino dei pendolari. Lo chiamavano così perché i suoi passeggeri erano leggeri, nel senso che avevano le tasche vuote. La leggera. Gente si alzava alle 5 di mattina, via di corsa alla stazione, per prendere il trenino per andare a lavorare in città. I primi che arrivavano alle prime stazioni si buttavano su sedili ancora vuoti, con gli occhi chiusi, la bocca aperta, a finire di dormire e sonno interrotto. Alle altre stazioni via via ne salivano altri, finché tutti i sedili erano pieni. Alle stazioni ultime non c'erano più posti, stavano ritti, appoggiati l'uno all'altro, seguitavano a dormire in piedi come cavalli. E intanto il trenino ciup, ciup, andava avanti, sempre in ritardo. Finalmente arrivati in città, via di corsa, per arrivare in tempo a timbrare il cartellino in fabbrica, in ufficio. E poi la sera di nuovo, la stessa musica, via di corsa per pigliare la leggera. Via di nuovo per pigliare un posto a sedere, stracchi morti. E così, tutti i giorni, uno dopo l'altro, finché uno non si ammala e allora non lavora né lunedì, né martedì, né la domenica. Adesso invece i treni arrivano tutti in orario. Infatti, oggi c'aveva la Freccia Bianca, c'aveva 20 minuti di ritardo, ma bontà sua l'hanno fatta aspettare la coincidenza, questa volta, cosa non capitava mai. Perché c'era lei sul treno? No, perché c'ero io. Perché ora c'è la Freccia Bianca, che è quella che era l'Intercity di una volta, e poi c'è la Freccia Rossa, che quella che fa 300 km l'ora, quella di mezzo è la Freccia d'argento. E insomma, torniamoci, basta arrivare. Ma fuori da queste frecce c'è la diligenza con dopo la piazza. C'è il trenino dei pendolari e fa ciù, e si ferma ogni fermata e si riposa e poi via ciù. Poi si riposa ancora, poi si riferma, poi c'è il disco, poi c'è il lavoro in corso e finalmente si arriva a porto in ritardo per timbrare il cartellino e allora ti tocca anche a pagare la multa. Questa è la vita del